Ciao ragazzi, sono il nostro Grinone, bentornati sul canale. Siamo qua con la nostra carriera con il Forest Green Rovers. E dunque andiamo subito a vedere, perché ho selezionato tra quelli che mi avete consigliato voi tre ali destre. Una è Karamoko Dembélé, poi sono andato a prendere, dove stanno, dove li hanno messi, eccoli qua, così li vediamo tutti. Azar Khan, che però sembra essere un'ala sinistra più che un'ala destra, e Giorgi Tsiatis, come cazzo si chiama? Tsitaishvili, esterno destro, esterno sinistro, quindi sarebbe solo Karamoko Dembélé in realtà quello che è un'ala destra pura. Adesso aspettiamo 9 giorni che mi arrivino i resoconti e poi vediamo cosa riusciamo a fare. Per quanto riguarda le partite, cari miei fiori, visto che sono una fottuta marea quelle da fare in questi campionati, questa di Coppa contro lo Stoke City direi che la andiamo a giocare, poi andiamo a simulare una sì e una no per quanto riguarda il campionato. Intanto abbiamo venduto sia Winchester che Williams, così abbiamo un po' più di dindini per il mercato. E adesso Carabao Cup contro lo Stoke City sarà molto molto ardua come partita, però insomma noi non ci fermiamo davanti a nulla, quindi andiamo avanti. Ovviamente sappiamo che per quanto riguarda le coppe, ogni turno che riusciamo eventualmente a passare è tutto che regalato. Il nostro obiettivo principale chiaramente è quello di arrivare in League One, quindi la promozione, per cui se succede che perdiamo insomma non è niente di gravissimo. Attenzione adesso ancora, Timon, dov'è Pumba? Klukas si gira, stiamo difendendo abbastanza bene, c'è Allen ancora, palla che arriva al nostro portiere Van de Voort. Cousins vuole far fuori Kudus, ma Kudus è una roccia e lo devasta, e allora può partire Sondoku, eccolo qua Sondoku, trasformati in Super Saiyan. Dentro su Gomez la finta, poi la palla dentro per il nostro Adeyemi, signori, palla che esce di pochissimo. Dentro su Allen, all'indietro su Klukas la finta, il doppio passo, dentro su Ince, di nuovo per Klukas che va al tiro, Wagnoman, sì, buonanotte, Van der Voort in calcio d'angolo. Smith dentro per Gregory, occhio che questa è un'occasione per lo Stoke, Gregory però deve andare indietro, sbaglia tutto. E allora Adeyemi, niente da fare perché finisce il primo tempo, reti inviolate, abbiamo avuto una buona occasione e poi per il resto è stato tutto Stoke City. Andiamo con la ripresa, Klukas allarga su Ince, c'è Medina, c'è il cross, c'è anche Wagnoman che mette fuori, poi Doku di testa, benissimo, Gomez vuole Kudus. E allora può partire il contropiedi, Kudus per, attenzione la palla è ancora lì, c'è Marin, serviamo Adeyemi, eccolo qua, servito Marin adesso, Marin in aria, la palla che sfila. Allen per McLean, attenzione signori, il cross di McLean, c'è il colpo di testa, c'è la grande respinta di Van der Voort. Occhio qua, il cross, il colpo di testa ancora Van der Voort, fortissimo. Facciamo riposare il pirata dentro Sabi, attaccante Mihaila, e Marin lo mettiamo al posto di Gomez che esce quasi, facciamo entrare anche Ferguson al posto di Turnbull e andiamo avanti così. Occhio però adesso, di nuovo lo Stoke City, Ince dentro per Klukas, il tiro potente ma centrale, la bandierina Ince, sono quindi invertiti i tiratori dello Stoke, allora parte Ferguson, inseguito da McLean, ma Ferguson allunga Ferguson, grande sgroppata di Ferguson, attenzione la sgroppata di Ferguson, il tiro, il palo di Ferguson, incredibile. Medina si propone lui in avanti e perde il pallone malissimo però, ma c'è Kudus onnipresente ragazzi. Mihaila riesce a servire Agu, dietro su Kudus ancora, Ferguson dentro per Sabi, tiro di Sabi e c'è la rete signori, e c'è la rete, Immanuel Sabi, incredibile, servito a Ferguson, riesce a colpire un pallone che sembrava non arrivare più, spiazzatissimo il portiere dello Stoke, Butland, tunnellaccio sotto le gambe e 1-0. 90esimo, forse ultima occasione per lo Stoke. Smith, palla per Ince, vediamo se vuole passare la Smith ancora, bravissimo Mihaila a intervenire, finisce qua signori, vittoria! Bene, il primo turno di Carabao Cup è andato, non ci speravo e non ci credevo per niente. Allora, abbiamo venduto anche Joseph Mills, ok, offerta per il trasferimento di Lewis Thomas,
che è un portiere, quindi per il momento lo teniamo. Andiamo adesso a simulare quindi la partita con il Grimsby. Ho fatto un po' di cambi dentro Bella Kochav, dentro Niakate, dentro Williams, dentro Garner Ferguson, dentro Sabbi attaccante e Mihaila come ala. Quindi vediamo cosa succede contro questo Grimsby Town. 1-0, vittoria, gol di Ferguson, mi va bene così. Sono arrivati anche gli altri resoconti. Allora, Tsitaishvili, interessante come giocatore. Quant'è il costo? 1.800.000, mi sa che forse non ce la facciamo. 600.000 quello di Azarkan e Karamoko Dembélé, 975.000. Io andrei per lui, ragazzi. Però il club ha acquistato di recente il giocatore e non intende trattare la cessione. Per cui a sto punto proviamo per Tsitaishvili, che ha anche 4 stelle piede debole, 4 stelle skill, not bad, 1.800.000, però non so se li ho. Bene signori, preso anche Giorgi Tsitaishvili o Tsitaishvili, come si voglia pronunciare. Abbiamo pagato 1.700.000. Quindi anche sotto il suo valore, quindi la squadra si può dire è conclusa per questa prima stagione. Voglio provare a far giocare Marin dal primo minuto, perché Gomez sì è forte, ma noi dobbiamo pensare anche ai giocatori che abbiamo acquistato e non quelli che abbiamo in prestito, per cui Gomez va in panchina e mandiamo momentaneamente Williams in tribuna. Titolare dentro Mihaila a sinistra, Marin in mezzo e il nostro Sondoku a destra. Ci sarà comunque spazio per tutti in stagione. Adesso partita contro il Port Vale, vamos. Poi ragazzi, altre due cose. Intanto, se volete darmi una mano con i numeri di maglia, perché io li ho messi, ma magari voi avete delle idee più interessanti, per cui nei commenti scrivetemi i numeri di maglia per i giocatori. E l'altra cosa è se a voi va bene fare una partita sì, una partita no, per quanto riguarda giocate simulate, o se volete che ne simuliamo di più, così la stagione avanza più rapidamente. Ci siamo comunque, League 2. Terza, quarta di campionato, già non me lo ricordo più, via. Bello largo così su Sondoku, Sondoku che lancia il nostro Kudus. Kudus, Kudus, bella questa palla dentro. Bella questa palla dentro, Marine, la scodella per Adeyemi e il pirata non si fa trovare impreparato, signori miei. Il pirata, ragazzi. Rivediamo Kudus, sempre al centro dell'azione. Marine vede l'uomo libero e Adeyemi la poggia dentro. Stiamo recuperando tutti i palloni. Marin di nuovo per Mihaila. Mihaila prova a servire Marin, non ce la fa. Ma siamo ancora noi, ragazzi. Siamo ancora noi. Allora Marin, Mihaila dentro su Kudus. Riesce a servire Adeyemi di tacco per Marin. Era bella. Ancora noi, Agu. Agu dentro su Turnbull. Dentro per Adeyemi. Vediamo se si gira. No, allora di nuovo su Turnbull. Attenzione Turnbull, si gira, Joyce gli ruba il pallone. Può partire il contropiede avversario, attenzione perché siamo scoperti. Amo, marcato da Collins, che poi in anticipo ruba il pallone. Medina, finisce qua il primo tempo 1-0, molto bene. E allora, visto che Doku è stanco, dentro Tsitaishvili, alla prima presenza per lui, e anche Niakate, perché voglio vedere come si comporta. Quindi fuori Collins, dentro Niakate, e andiamo con la ripresa. Bravo Tsitaishvili, Kudus ancora. Allargato tutto adesso per Mihaila, ottimo Mihaila, bella Mihaila dentro per Adeyemi, signori, il tiro, forse era fuori gioco. Eh sì, fuori gioco di veramente poco, ragazzi. Rubiamo ancora palla, Marin si ferma in tempo, attenzione Agu dietro, ancora Agu, servito adesso Adeyemi, Adeyemi col sinistro, il pirata per la doppietta, signori. La doppietta del pirata, Agu, cosa ci faceva là non lo sa nessuno e poi la bombarda così. Kudus. Usciamo benissimo, Marin prova a lanciare, attenzione Mihaila, è stanchissimo Mihaila va al tiro, la parata di Brown, Adeyemi in acrobazia, calcio d'angolo, ultima azione della partita molto probabilmente, vediamo, mettono fuori, mette giù Tsitaishvili, non riesce neanche a crossare l'arbitro, fischia 2-0, alti e tre punti per noi. Allora, la buona notizia è che Agu non si è fatto niente. I soldi prima non ve l'ho neanche detto, avevo 2 milioni e qualcosa. Andiamo a simulare contro il Bradford. Ho fatto sempre un po' di cambi in modo da fare un bel turnover per mantenere i giocatori belli tonici e che nessuno si fiacchi troppo. 4-0 addirittura, ragazzi. Vaknoman, Tsitaishvili, Sabbi e Kudus. E quindi turno 2 di EFL Cup, ragazzi. Si va a giocare contro il Cardiff City.
Tutto è pronto, faccio sempre un po' di cambi, proviamo neanche a te, proviamo Ferguson dentro al primo minuto, ritorna De Jemi davanti in attacco, vamos. Bueno, turno 2, ripeto il discorso, la Coppa è un qualcosa che per noi rimane lassù per il momento. Bella palla rubata, Marin subito per Adeyemi, il pirata! Ma che passaggio ha fatto Marin, signori! Che passaggio ha fatto Marin! Rivediamolo, perché un lancio così preciso, fantastico. E poi Adeyemi sul primo palo batte il portiere. Sulla fascia ancora Cunningham, Ocho ragazzi, bravo Wagnoman con il piedino. E allora Kudus allarga tutto e parte il contropiede. Marin dentro per Adeyemi. Urco di quel cane, cosa sta succedendo? La palla è sempre nostra però, Wagnoman, Marin, dentro su Ferguson. Pensa al sinistro Ferguson, a lato. Finisce qua il primo tempo, signori. Siamo in vantaggio, stiamo giocando davvero bene. Ora, io sinceramente non so il Cardiff City in che divisione sia, però stiamo giocando molto bene. Murphy si deve fermare perché ha sentito il fiato sul collo di Wagnoman e adesso uscita Isvili. Vede Mikhaila dall'altra parte, mette giù, avanti Mikhaila, così, Ferguson allarga tutto su Agu, Adeyemi, signori, e c'è la doppietta del pirata, che giocatori, lo scambio tutto tedesco sulla fascia, Agu arriva e l'appoggia facile per la conclusione semplicissima di Adeyemi, che vuole buttare giù la porta, signori, rivediamo la cannonata portentosa così. Laurensis va al cross, Niakate di testa, Wagnoman è un po' fuori e Adoma mette dentro il 2-1. Rivediamo, Wagnoman esce, non si capiscono il portiere centrale, Niakate con la testa e poi prendiamo così il gol, non bene. Al momento dei cambi dentro Sabbi sulla destra, Gomez al posto di Marin e Garner al posto di Kudus, che voglio farlo rifiatare perché mi sa che sarà uno dei giocatori più importanti della nostra squadra. Ferguson di testa, Gomez allarga tutto su Sabbi, che è bello fresco. Sabbi, attenzione, la serpentina, poi la respinta e arriva il primo gol di Mikhaila. Rivediamo la percussione di Sabbi, la finta, il pallone che viene deviato, così per dire, da un difensore. Mikhaila si fa trovare pronto e la spedisce in rete. E finisce qua la partita. Continua la nostra avventura in Carabao Cup. Allora, giusto per curiosità, andiamo a vedere cosa ci sarà nel prossimo episodio. Abbiamo Newport, abbiamo poi la Leasingcom Trophy contro il Salford e giocheremo contro il Southampton la prossima partita di Coppa. Quindi qua già sono cazzi fioi. Bene, direi che la squadra mi sta gasando parecchio, con tanti saluti a Mister Spettacolo, boom baby Mister Spettacolo. Detto questo, signori, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando di seguire tutte e due le carriere, lasciate mi piace, iscrivetevi al canale e qualità. Ciao belli!